Allora, vediamo adesso che cosa significa fare trading profittevole. Allora, un trade in generale è dato da una strategia qualunque, può essere anche una monetina, un indicatore, un oscillatore, una cosa che ci indica se comprare o vendere, si imposta l'ordine e si ottiene un profitto o una perdita. Questo è quello che chiamiamo un trade, un singolo trade. Che cosa cambia da un trade a fare trading profittevole? Cambiano soltanto due cose. In tutto il nostro schema sono cambiate soltanto due cose. Me le voglio evidenziare e sono questa. La strategia non deve essere una qualsiasi. Anche la monetina non va bene, o potrebbe non andare bene, perché la strategia deve essere vantaggiosa. E poi c'è bisogno di questa freccia, cioè di ripetere in maniera costante quello che è un trade. Ecco, l'aggiunta di questi due elementi, primo elemento e secondo elemento, cambia profondamente le cose. Ecco, riassumendo, che cosa c'è bisogno? Di che cosa c'è bisogno per fare un trading profittevole? C'è bisogno di una strategia che sia vantaggiosa. Quindi di applicare sempre questa strategia, perché c'è quella freccia, quindi c'è bisogno di disciplina. E quella strategia deve essere applicata sempre nella stessa maniera, con disciplina, ma anche per lungo tempo. Quindi applicando le regole di money management. Ecco, vedete di come le cose si iniziano a complicare. Non tantissimo, ma rispetto a il singolo trade, il trading profittevole, ecco, diventa quindi un insieme di queste cose. Ancora, riassumendo, possiamo schematizzare tutto in questa slide. C'è bisogno di tre cose che abbiamo detto. La parte di disciplina, quindi la parte psicologica, la parte strategica, quindi la conoscenza dei mercati, dell'analisi tecnica, degli strumenti, e la parte di money management, il blocco di money management. Ecco, questi tre elementi compongono una strategia, compongono un piano di trading profittevole. Se manca uno di questi elementi, non saremo mai profittevoli. Ecco, tenete presente che il 99% dei libri, dei corsi, dei suggerimenti, dei consigli, dei segnali, dei prodotti si concentra solo ed esclusivamente su questo elemento, solo ed esclusivamente sulla strategia. La strategia sul segnale d'ingresso e forse sul segnale di uscita. Ecco, a questo punto bisogna stare molto attenti e sapere che utilizzando una qualunque strategia non basta. Utilizzare una qualunque strategia non basta se non ci sono se non si fondono nel nostro piano di trading anche elementi di psicologia e di money management. Però ci chiediamo una cosa adesso, vediamo qual è l'importanza di questi tre elementi in un piano di trading. Tutti i trader professionisti sono d'accordo ad assegnare queste percentuali. 50% alla psicologia, il peso per il successo di un piano di trading è del 50% per la psicologia. 10% per la strategia e 40% per il money management. Quindi pensate che chi si focalizza soltanto sulla strategia si perde il 90%, ha il 90% di probabilità di fallire. Cioè
il suo piano di trading funzionerà al 10%. Entriamo ancora più nel dettaglio e vediamo che la strategia è composta da questo spicchio qua. In particolare, il 2% è il segnale di entrata ed è quello che cercano e che vogliono tutti nei libri, il segreto della borsa, il come guadagnare. In board, il segnale per il metodo Tizio, il metodo Caio per riuscire a guadagnare. Ecco, tutti questi libri e questi argomenti fanno parte del 2%, in pratica se forniscono segnali di ingresso, sono il 2% di una strategia di trading, di un piano di trading. Se poi la strategia fornisce anche un segnale di uscita, ecco che si arriva al famoso 10%. Ma ci stiamo ancora perdendo il 50% di psicologia e il 40% di money management. Perché non si riesce a guadagnare? La strategia di entrata conta solo per il 2%. Ricapitoliamo brevemente. Un trader sarà profittevole se e solo se ha una strategia vantaggiosa, la giusta disciplina nell'applicare il suo metodo di trading e una corretta gestione del capitale. Quindi servono questi tre elementi. Grazie per l'attenzione e se sei interessato ad approfondire gli argomenti di psicologia del trading, di money management e di strategia profittevole, ti invito a iscriverti al mio canale YouTube Antonello Camiletti e a visitare il mio sito pianificando.it, dove trovi molto materiale da scaricare gratuitamente, nonché i miei libri e videocorsi di trading probabilistico. Grazie, ciao e alla prossima!